È stata la giornata dedicata al cannolo nisseno, quella che si è svolta domenica 8 dicembre a Caltanissetta nel quartiere Santa Croce nella piazzetta Trepisciana a cura del comitato di quartiere Santa Croce, che ha voluto offrire alla città questo importante momento di festa valorizzando i prodotti della tradizione locale e della pasticceria nissena famosa nel mondo. Una bella serata di degustazione del famoso cannolo nisseno realizzato con le materie prime tipiche del territorio, alla presenza dell'amministrazione comunale tutta, che ha voluto onorare l'evento natalizio inserito nel programma di manifestazione di questo Natale, che si preannuncia di gran successo. Ma sentiamo dalla viva voce dei protagonisti il commento all'evento di questa giornata dedicata al cannolo nisseno. Come sempre, nel solco della nissenità, questo è il motto che contraddice il nostro simbolo. E allora non potevamo non coinvolgere la cittadinanza su tutto ciò che sono le tradizioni e i sapori nisseni. Anche quest'anno abbiamo voluto fare questi tre eventi per ricordare ciò che eravamo e quali erano i gusti che questa città si poteva permettere di avere. Grazie a Michele Giannone, allievo del grande maestro Brutta d'Auria, noi possiamo riassaporare questi dolci, gli arancini, i cannoli e per finire giorno 13 e 14 il torrone di Caltanissetta, che se ne dica, cari amici, è il migliore torrone del mondo, così come il cannolo. Sicuramente, ancora una volta, noi ribadiamo, sappiatelo, il cannolo nasce a Caltanissetta. Mi dispiace per gli amici palermitani o di Piana degli Albanesi, ma purtroppo la realtà è questa. Possiamo scontrarci, verificare, però alla fine credo che dovranno, per forza di cosa, dire che è così. Ma al di fuori di tutto ciò che è goliardia o che può essere campanilismo, noi stasera abbiamo avuto il piacere di far riassaporare il cannolo così come lo faceva Brutta d'Auria, uno dei grandi maestri pasticceri di questa città. E allora, nel prepararci alle prossime feste natalizie, che ci auguriamo siano di gioia e di amore per tutti quanti, che per un momento ci dimentichiamo tutti i travagli che la vita ci porta, ecco, assaporiamoci, passiamo qualche oretta in lietizia e assaporando ciò che è nostro. Nell'augurare e fare le buone feste a tutti, permettetemi di ringraziare di vivo cuore tutti coloro che sono stati vicini, dagli sponsor che ci hanno assecondato economicamente, che quindi sono stati la nostra cassaforte, a tutti i volontari che sono stati insieme a noi ad allestire ciò che vedete qua intorno. E infine, non per ultimo, grazie a tutti coloro che hanno voluto lasciare il loro obolo perché noi possiamo fare del bene ai bambini della nostra parrocchia che ne hanno tanto bisogno. Grazie e auguri a tutti. Al quartiere Santa Croce di Caltanissetta, mentre si fa questa meravigliosa degustazione del cannolo di Caltanissetta, incontriamo Salvatore Di Dio, appassionato proprio di questa arte culinaria, che ci spiega proprio le origini di questo cannolo e l'importanza che riveste per Caltanissetta questo cannolo, soprattutto la diatriba che c'è in giro per l'Italia sull'origine dello stesso. Buonasera, grazie per l'opportunità che mi date. In realtà il cannolo non ha storie da raccontare se non due leggende. Sono due leggende interessanti che vedono al centro la città di Caltanissetta e dicono che il cannolo è nato proprio qui, in questi spazi. Una è sacra e l'altra è profana. La leggenda sacra ci riporta all'827, quando gli arabi sbarcarono in Sicilia. E allora, secondo questa leggenda, l'emiro ebbe l'intuizione di ospitare le concubine nel castello di Pietralosta, da qui il nome Kalt El Nisa, che significa appunto in arabo castello delle donne. Poi più tardi, con l'arrivo dei Normanni, siamo nel 1091, arrivarono appunto i Normanni e queste concubine con tutti gli arabi dovettero abbandonare la città, e alcune di loro, convertitesi al cristianesimo, sembra, secondo questa seconda leggenda, che questa volta è sacra, sembra che siano state ospitate in un convento delle suore, che hanno poi fatto proprio queste ricette che avevano
elaborato le nostre concubine e le hanno portate ai nostri giorni. Ricette che facevano per passare il tempo, perché non essendo un castello come Versailles, quello di pietra rossa, da noi noto come Murra, le nostre concubine passavano il tempo in cucina e pare che durante una sorta di prova per avvicinarsi alle dimensioni delle prestazioni dell'Emiro abbiano inventato il cannolo e le nostre grate ancelle del Signore ce le hanno poi trasferite ai giorni nostri.